Ciao a tutti, continuano i video per Io resto a casa. Dopo aver parlato dei rioni storici di alcuni dei quartieri moderni, voglio iniziare a parlare di alcuni artisti che sono stati importanti per Roma, e soprattutto che hanno realizzato e lasciato in città delle opere incredibili. Quindi questa sarà una piccola spiegazione sulla vita dell'artista e poi faremo come un percorso che ci porterà in alcuni luoghi a vedere queste opere. Quando tutto sarà finito potete andare a fare una bella passeggiata e quindi scoprire realmente questi luoghi. Il primo artista di cui voglio parlare è Raffaello. Perché? Perché proprio 500 anni fa, più o meno in questi giorni, Raffaello moriva. Morì molto giovane, a 37 anni, e morì proprio a Roma. E la sua tomba si trova a Roma, nel Pantheon. È una tomba molto semplice, però intorno troviamo un epitaffio. Un epitaffio è una dedica, una scritta che gli hanno voluto lasciare. E l'epitaffio recita così: "Qui giace Raffaello. La natura aveva paura finché lui visse, di essere da lui vinta, e quando morì, di morire con lui." Che significa? Che la natura, quando vide la bravura e la bellezza dell'opera di Raffaello, aveva paura che Raffaello fosse bravo a realizzare le cose belle proprio come faceva la natura. Quando però Raffaello morì, la natura era triste perché l'unica persona che era brava come lei a realizzare queste cose non c'era più. Allora, Raffaello, nacque ad Urbino. E poi ad Urbino iniziò a dipingere grazie al padre, che anche il padre era un pittore. Dopo un periodo nella scuola lì di Urbino, si spostò a Firenze. A Firenze ebbe la fortuna di conoscere due grandi artisti, Leonardo e Michelangelo. Quindi vide proprio l'arte di questi due incredibili personaggi. Poco dopo però si spostò a Roma, questo soprattutto perché a Roma c'era un suo amico e conterraneo, che significa una persona che è nata nel suo stesso luogo, che si chiamava Donato Bramante. Quindi Bramante lo introduce, diciamo, alla corte dei papi e Raffaello inizia a diventare un personaggio importante dal punto di vista pittorico, ma non solo. Raffaello aveva iniziato a fare un archivio documentando, scrivendo, dettagliando di alcune opere antiche. Quindi stava iniziando a fare una documentazione, un libro proprio su queste antichità. Però poi morì così molto giovane, quindi questo archivio venne abbandonato. Ma iniziamo a parlare delle sue opere a Roma. Allora, una tra quelle forse tra i suoi quadri più conosciuti si chiama La Fornarina e si trova, eccola qua, Palazzo Barberini. Allora, Palazzo Barberini era stato costruito per la famiglia Barberini, la famiglia nobile Barberini, però oggi è un museo, è la Galleria d'Arte Antica. E questo quadro, La Fornarina, rappresenta questa ragazza che era la figlia di un fornaio, quindi per questo La Fornarina, ed era la fidanzata, era molto amata da Raffaello. Sì, potremmo dire che era la fidanzata di Raffaello. Poi ci possiamo spostare nella zona di Piazza Navona. Lì intorno, dove c'è la Basilica di Sant'Agostino. La chiesa di Sant'Agostino non è molto conosciuta, invece ha delle opere d'arte molto particolari, tra cui anche questa di Raffaello, che è appunto il dipinto del profeta Isaia. Come vedete, il profeta siede in trono e dietro di lui ci sono gli angeli che sorreggono le targhe, e questo è ispirato all'arte di Michelangelo. Praticamente in quello stesso periodo Michelangelo stava dipingendo al Vaticano e probabilmente Raffaello aveva un po' sbirciato e aveva copiato alcuni dettagli dell'arte di Michelangelo. Spostandoci non di tanto, dalla parte opposta di Piazza Navona, possiamo incontrare la chiesa di Santa Maria della Pace e all'interno di questa chiesa sono dipinte le Sibille. Eccole qua. Le Sibille, come vedete, che si alternano agli angeli che hanno queste tavole con le profezie. Sempre
Se la chiesa è chiusa, potete entrare nel chiostro del Bramante, anche questa un'opera molto bella, salire al primo piano dove si trova il bar e in una sala del bar è possibile ammirare la chiesa dalla parte alta, quindi si vedono bene i dipinti delle Sibille. Un'altra opera molto bella di Raffaello è la Villa Farnesina, è una parte della decorazione di questa villa. Villa Farnesina, che però è stata fatta costruire da Agostino Chigi. Si chiama Farnesina perché più tardi è stata comprata dalla famiglia Farnese e siccome la famiglia Farnese aveva già un palazzo, questo era un palazzo un po' più piccolo, quindi Farnesina proprio perché era più piccolino. E questa è la Galatea, come vedete, che si trova sulla conchiglia trainata dai delfini ed ha una storia. Perché Agostino Chigi, qui lo vediamo ritratto da Sebastiano del Piombo, era innamorato di una ragazza che però, guardate cosa fa, la ragazza scappa. La ragazza si chiamava Margherita, non si chiamava Galatea, e niente, non era innamorata di lui, quindi scappa e se ne va. Qualche anno dopo, sempre all'interno della Villa Farnesina, Raffaello e alcuni studenti della sua scuola dipingono anche la volta della sala di Amore e Psiche. Questa è una sala particolare perché, eccola qua, allora, prima ve lo faccio vedere così, poi ve lo faccio vedere così. È una sala particolare perché se vedete questi dipinti si trovano dove ci sono anche dei festoni verdi, quindi è come se fosse, se avessero pensato che la parte esterna, che da un giardino dovesse entrare all'interno di questa sala, come se fosse un continuo. Io mi trovo nella sala, ma guardando fuori dalla finestra sembra quasi che mi trovo proprio nel giardino. Quindi Raffaello e i suoi aiutanti dipingono queste bellissime storie e come vedete ci sono questi corpi anche un po' nudi con tutti i muscoli in vista, ma non c'è niente di cui vergognarsi perché proprio nel Rinascimento era normale dipingere questi personaggi così belli e muscolosi, con tutte le cose in vista, ok? Senza vergogna. Ma Raffaello era stato anche non un architetto, ma si era occupato anche di realizzare una cappella all'interno della chiesa di Santa Maria del Popolo, che è la Cappella Chigi. La troverò? Sì, la trovo. Santa Maria del Popolo ci sono tantissime opere, anche di questa chiesa ne abbiamo già parlato, e questa appunto è la Cappella Chigi, la cupola della Cappella Chigi con questa decorazione di mosaico che appunto ha realizzato Raffaello. Ma Raffaello è famoso anche per le stanze di Raffaello in Vaticano. Queste stanze, cioè lui divenne famoso e importante protagonista quando Michelangelo andò via da Roma e andò a Firenze. Quindi lui era diventato proprio l'artista, il pittore più importante. E queste stanze, che appunto sono stanze di Raffaello, raccontano varie storie. La prima stanza è la stanza di Costantino, che è decorata da vari personaggi della bottega di Urbino. Poi c'è la stanza di Eliodoro, che racconta la messa di Bolsena o anche il dipinto della Liberazione di San Pietro. E poi c'è la stanza della segnatura, dove il dipinto più importante è la Scuola di Atene. Questo è un particolare. E poi c'è la stanza dell'incendio di Borgo, dove lui realmente non dipinge, ma si occupa di realizzare i cartoni preparatori, quindi quelli che poi andranno messi sulla parete e che verranno dipinti da altri artisti. Sempre al Vaticano abbiamo il dipinto dell'Incoronazione della Vergine e poi c'è la Trasfigurazione, che è questo qui, anche questo è molto conosciuto e molto importante, che come vedete c'è Gesù al centro con gli apostoli che guardano cosa succede e qui accanto abbiamo il ragazzo che viene preso da una crisi che viene chiamato l'ossesso. Ce ne sarebbero tantissime altre di cose da raccontare, di opere da farvi vedere, ma per oggi ci fermiamo qui. Un saluto e ci vediamo nel prossimo video con il prossimo artista. Ciao!